successo su Buonasera, sì, oggi parleremo, introdurremo il concetto di sistema trifase. Vedremo come è strutturato il sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, non solo in Italia ma in realtà in tutto il mondo. Si tratta di un sistema operante quindi in regime sinusoidale. Concettualmente lo schema più semplice è il seguente: immaginate di alimentare il sistema, il vostro circuito elettrico, attraverso una stella di generatori ideali. E con uno, e con due, con tre. E quindi ricordate, il collegamento a stella è un collegamento in cui tre dipoli hanno un morsetto in comune, detto centro stella. Quindi questa è una stella di generatori. Il tripolo, se vogliamo, corrispondente a questi morsetti, questa terna di morsetti 1, 2 e 3, tecnicamente si chiamano fasi, sono le tre fasi di questo sistema. Questo è un generatore trifase, definito in questo modo. Il generatore trifase, due tensioni E1, E2, E3, rappresenta una cosiddetta terna simmetrica diretta quando tra le tre tensioni E1, E2, E3 sussiste la seguente relazione. Si tratta di tensioni che hanno lo stesso valore efficace, quindi questi tre fasori hanno lo stesso modulo e sono sfasate tra di loro di 120 gradi. La terna si dice simmetrica e diretta quando E con 1 è uguale ad E. Prendiamo come riferimento la fase di E con 1. Se prendiamo come riferimento la fase di E con 1, allora E con 2 è uguale ad E con 1 per elevato a meno J 2 pi di potenza, ed E con 3 è uguale ad E con 1 per elevato meno J 4 terzi di greco. Come con 1 abbiamo detto a fase 0, potete anche metterci E direttamente. Vedete, se vado a rappresentare questi tre vettori, sono vettori che hanno la stessa lunghezza e sono ruotati tra di loro di 120 gradi. Quindi se vado a rappresentare, ad esempio, in un punto qualsiasi, la direzione qualsiasi del piano, il vettore con 1, il vettore con 2 me lo ritroverò qui, a meno 120 gradi rispetto ad E con 1. Il vettore E con 3 me lo ritrovo a meno 280, oppure se volete a più 120. Quindi in altre parole, questi tre vettori hanno la stessa lunghezza e sono ruotati di 120 gradi. Che quindi se congiungiamo i loro vertici
otteniamo un triangolo equilatero. Trovate? Questa è la posizione reciproca di questi tre vettori. Ovviamente ricordate cosa significa fase? Ci dà conto dello slittamento di queste sinusoidi. Se andassimo a graficare nel tempo l'andamento di queste tre sinusoidi, troveremmo tre sinusoidi che oscillano tra gli stessi estremi con la stessa frequenza, semplicemente sono slittate le une rispetto alle altre di un angolo corrispondente a 120 gradi. Questa si chiama terna simmetrica diretta di tensioni stellate. Quindi un generatore in grado di imporre queste proprietà è un generatore trifase di una terna simmetrica diretta di tensioni stellate. Okay? Bene, è molto semplice dimostrare, lo potete fare andando a sviluppare questi esponenziali, per esempio con la formula di Eulero, ma lo potreste fare anche graficamente, che questa terna soddisfa sempre questa proprietà, la somma dei tre vettori è sempre zero. Somma dei vettori come si può fare? Potreste per esempio sommare E2 più E3 con la regola del parallelogramma. E2 più E3 verrebbe qui, vedete? Si può dimostrare che questo vettore qui, E2 più E3, è proprio uguale ed opposto al vettore 1. Quindi la somma di E2 più E3 più E1 vi darà 0. Questo ve lo do come risultato, ma vi ripeto, è semplice dimostrare. Quindi una proprietà di queste tensioni è che se le sommate tutte e tre avrete sempre zero. Bene, torniamo a noi. Abbiamo questa terna di tensioni stellate. Un sistema trifase, più semplice possiamo immaginare, avrà a sua volta un carico. Questo è il generatore. Il carico trifase, più semplice che possiamo immaginare, è un carico anch'esso a stella. Quindi immaginate una stella di impedenze con centrostella pari ad O', chiamiamo Z1 quella collegata sulla fase 1, Z2 sulla fase 2 e Z3 sulla fase 3. A questo punto questo diventa un sistema trifase. Nella configurazione iniziale che studieremo, noi studieremo il cosiddetto sistema trifase a quattro fili. Qual è il quarto filo? I tre fili, quindi tre conduttori, sono le tre fasi 1, 2 e 3. Il sistema viene chiuso su un quarto conduttore chiamato neutro. Questo è il neutro. Ok? Quindi un sistema trifase a quattro fili. Benissimo. Tanto per iniziare a dare qualche indicazione pratica, tipicamente l'impianto di casa nostra si collega al sistema elettrico, quindi in questo caso alla rete di bassa tensione, come abbiamo visto la volta scorsa, attraverso due morsetti. Quindi immaginate che Z1 sia l'impedenza equivalente del mio impianto. Come mi collego alla rete? Mi collego con due morsetti. Tipicamente mi collego tra una delle tre fasi, una qualsiasi, e il neutro. Questo tipo di collegamento, come vedremo fra un attimo, fa sì che a casa mia arrivi la tensione stellare. Quindi il collegamento tipico è questo.
Ovviamente tutti i punti di presa qui a casa sono in parallelo, quindi in tutti i punti di presa voi troverete un conduttore detto fase, un conduttore detto neutro. Il problema, diciamo, non è importante come li chiamiamo, possiamo anche chiamare Pippo e Topolino. La cosa importante è che il neutro, in bassa tensione, per motivi di sicurezza, viene messo a terra. Cioè viene messo a potenziale zero. Questo significa che tra i due morsetti di qualunque presa elettrica a casa nostra ce n'è uno inattivo sostanzialmente, a potenziale nullo, freddo come si dice anche tecnicamente, l'altro è il vero morsetto energizzato, quindi a potenziale diverso da zero. E quindi noi normalmente quando inseriamo la spina di un elettrodomestico non abbiamo necessità di sapere chi è il neutro e chi è la fase, tranne che in rare eccezioni dove ci serve sapere quale dei due morsetti è quello caldo, nel qual caso si usa un particolare cercafase che non è altro che un giravitino che si inserisce con una lucettina che ci fa capire quale dei due morsetti. Questo significa pure che se infilate le dita avete il 50% di possibilità di cavarvela, perché uno dei due in realtà ha potenziale nullo. Non lo fate ovviamente. Bene, torniamo a noi, quindi noi tipicamente ci colleghiamo come una di queste tre impedenze, Z1, Z2 e Z3. Cosa succede? Bene, la prima cosa che salta agli occhi, ma io adesso mi collego in un sistema complicato in cui l'impedenza Z1 è collegata ad Econ1, ma in realtà sta in una rete in cui c'è anche Econ2, Econ3, Z2, Z3, quindi la prima domanda che ci poniamo, ma il comportamento del mio sistema elettrico, il mio circuito dipende anche da Z2 e da Z3, da quello che fa il condomino dell'appartamento a fianco, o è indipendente? Allora studiamoci il sistema trifase. In particolare andiamo a vedere cosa succede proprio su un'impedenza qualsiasi, per esempio Z1. Voglio capire ad esempio quanto vale la corrente che scorre qui. Come faccio? Mi vado ad applicare la legge di Kirchhoff, ad una maglia, chiamo V1, una tensione su Z1, e chiamiamo VO, O', la tensione che c'è tra i morsetti, tra i due centristella, O e O'. Ovviamente, se io sto studiando questo sistema, quattro fili, questa tensione è zero perché c'è un cortocircuito. Ho cortocircuitato i due centristella e quindi la tensione è zero. Beh, ok. Allora, immaginate di studiarvi una maglia composta da tutta la fase 1, quindi E1 e Z1, e poi chiusa sul neutro. Applicando la legge di Kirchhoff a questa maglia, cosa otterremmo? Otterremmo Econ1 meno V1 più VO O' che è uguale a 0. Sto circolando sulla maglia esterna. Ovviamente VO O' fra un attimo sparirà, però ce lo ricordiamo perché poi ci tornerà utile. Benissimo. Questo significa che dal momento che VO O' uguale a 0, V1 uguale, anzi facciamo tutti i passaggi, V1 sarà uguale ad Econ1 meno, Econ1, scusatemi, più VO O'. No, perché me? Io sto circolando in verso orario. Quindi VO O' più Econ1 meno V1. Ok. E quindi, poiché VO O' uguale a 0, nel mio caso, la tensione che cade su Z1 è proprio Econ1, in particolare quindi la corrente che andrò a calcolare è proprio Econ1 diviso. In altre parole, quando ho un sistema trifase a quattro fili,
la tensione sull'impedenza collegata alla fase 1 dipende solo dal generatore collegato su quella fase, cioè da Econ 1. In altre parole, io avrei la stessa soluzione che potrei trovare in un circuito monofase perché ha un solo generatore, in cui il generatore Econ 1 fosse collegato direttamente col Z1, e anche in questo caso troverei questa soluzione. Quindi è come se ogni fase fosse indipendente dalle altre due, e quindi io mi collego con il mio impianto, la corrente che arriva a casa mia non dipende da quello che sta facendo il vicino, ma dipende solo da me, cioè dall'impedenza che sto offrendo al generatore, come è giusto che sia. Ok? Quindi ovviamente io questo discorso lo posso fare per qualunque fase. Se chiudete la maglia con E2, Z2 e neutro, applicate gli stessi passaggi, anche lì vi accorgete che V2 sarà uguale a Econ 2. Ecco lo scherzo. Il neutro serve a rendere equipotenziali i due centri stelle e quindi a disaccoppiare le linee, sostanzialmente. E quindi qual è uno dei vantaggi del sistema trifase? È che dal punto di vista dell'alimentazione noi riusciamo ad alimentare, a fare quello che farebbero tre sistemi monofasi. Perché sto dicendo, in queste condizioni il sistema che vi ho disegnato sarebbe equivalente a questi tre sistemi. Vi trovate? Dal punto di vista di quello che succede ai carichi, i 1, i 2, i 3 sarebbero gli stessi di questi tre. Ma se io dovessi realizzare fisicamente questi tre sistemi, avrei bisogno di 6 conduttori, uno di andata e uno di ritorno per ciascun sistema. Quindi il sistema trifase riesce a fare le stesse cose che farebbero tre sistemi monofase con 4 conduttori. Quindi risparmiate 2 conduttori su 6, tenete conto, questa metodologia, questo tipo di tecnologia è quella che viene sviluppata dappertutto. Anche le linee aeree in alta tensione, in media tensione, sono strutturate come linee trifase. Tant'è vero che se guardate le linee sono sempre terne, triplette, fase 1, fase 2 e fase 3. Quindi immaginate, solo semplicemente per il risparmio dei cavi, che vantaggio c'è? Immaginate centinaia di chilometri, migliaia di chilometri di cavi risparmiati. Questo è solo uno dei vantaggi, in realtà ci sono anche tanti altri. Uno dei vantaggi è questo, un altro vantaggio è che in realtà è più semplice costruire generatori sinusoidali che siano polifasi, trifasi o anche più di 3 fasi, piuttosto che monofasi. Quando si studiano le macchine elettriche, i generatori ma anche i motori, in realtà è molto più semplice dal punto di vista tecnologico avere 3 fasi piuttosto che una sola. Quindi io vi ho disegnato il generatore trifase come 3 generatori indipendenti, in realtà l'oggetto che realizza questo generatore è una macchina che ha un rotore, uno statore, e in questo un oggetto rotante, in queste macchine è molto più semplice ottenere 3 poli con queste caratteristiche piuttosto che un unico generatore. Ci sono tutta una serie di altri vantaggi utilizzando i sistemi di fase di cui vi parlerò eventualmente nelle prossime lezioni. Per ora quello che salta agli occhi è che io posso fare le stesse cose che potrei fare con 3 circuiti monofasi, quindi con un solo generatore, risparmiando 2 cavi su 6. In altre parole, è come se questo conduttore di ritorno lo avessimo messo a fattore comune, se volessimo ragionare così, come se avessimo 3 conduttori di andata, I1, 2 e 3, e poi usassimo lo stesso ritorno per tutte e 3 le correnti. Se mi vado a calcolare le correnti di neutro, nel neutro, banalmente applicando la legge di Kirchhoff, la corrente che circola nel neutro sarà la somma delle correnti delle fasi, e quindi bilanciamo il coppa al nodo o prima.
Quindi sostanzialmente questo neutro è come, tra virgolette, se fosse il conduttore di ritorno per le tre correnti delle tre fasi. Ok? Benissimo. Finora non abbiamo posto alcuna condizione sulle impedenze. Le impedenze possono essere qualsiasi. Se le impedenze possono essere qualsiasi, la simmetria delle tensioni si perde quando passate alle correnti. Perché? Perché se io parto da una situazione del genere, facciamo lì, visto che abbiamo già il vettore delle tensioni, se io vado a calcolarmi la corrente I1 sarà E1 su Z1, significa che sarà un vettore, per esempio, se Z1 è un'impedenza tipo RL, ci aspettiamo che la sua corrente sia qui, quindi I con 1 starà qui. Ma magari I con 2 uguale 2 diviso Z2, Z2 è di tipo capacitivo e quindi la I con 1 sta qui, la I con 2 sta qui, la I con 3 potrebbe essere puramente resistiva, quindi potrebbe essere qui. Vedete, se le tre impedenze sono diverse, ovviamente, pur avendo una simmetria delle tensioni di partenza, le correnti non ci vanno più. E questo è il caso più generale. In realtà, per motivi anche legati all'efficienza del al corretto funzionamento delle reti elettriche, in realtà la rete elettrica dovrebbe essere quanto più possibile bilanciata, cioè anche quando vengono collegate le utenze alla cabina di quartiere, non è che tutti vengono collegati sulla fase 1, si cerca di distribuire il carico su tutte e tre le fasi. L'ottimo sarebbe avere le stesse impedenze sulle tre fasi. Questa è una condizione che si chiama di equilibrio. Quando le tre fasi sono caricate dalla stessa impedenza, si dice che il sistema è in equilibrio. E sarebbe la condizione migliore da tanti punti di vista. Allora, ripeto, se le impedenze sono qualsiasi, le correnti saranno qualsiasi. L'unico vincolo è che dovranno rispettare la legge di Kirchhoff, ovviamente. Ma non avranno particolari simmetrie. Benissimo. Se adesso io analizzo il sistema di fase nelle condizioni ancora generali, quindi senza fare nessuna ipotesi sulle impedenze, ma semplicemente rimuovendo il quarto filo, ottengo quello che si chiama sistema trifase a tre fili. Non c'è più il neutro. Non essendoci più il neutro, le tre correnti stavolta devono bilanciarsi da sole, non hanno più la I con N. La somma delle tre correnti deve essere questa I con 2 e questa I con 3, ho sbagliato. La somma delle tre correnti deve essere uguale a 0. Bene, se avete un sistema di fase a tre fili, senza particolari proprietà del carico, provate a rifarvi gli stessi passaggi di prima e accorgete che stavolta, scriviamoci la stessa equazione, abbiamo detto E con 1 più V o primo, anzi, V con 1 è uguale a D con 1 più V o primo. Adesso V o primo non è affatto 0. V o primo, la tensione tra i morsetti O e O primo, è diversa da 0. Si chiama tecnicamente spostamento del centro stella. La tensione su V su Z1, così come la tensione su Z2 o su Z3, non sono più legati solo al generatore
che sta fisicamente, che è fisicamente collegato a quella fase, ma anche a VOO'. Adesso VOO' si può facilmente calcolare andandoci a studiare questo circuito. Provatelo a fare con suggerisco un modo per calcolarvi il risultato, che è il seguente: ciascuna delle fasi è un Thevenin, un generatore reale di tensione posto tra i MOSFET IO'. Trasformatelo in un generatore reale di corrente. A questo punto avrete tre generatori reali di corrente con in parallelo tre impedenze. I tre generatori ideali di corrente li accorpate in un unico generatore perché sono in parallelo e si può fare. Le tre impedenze le mettete in parallelo e vi calcolate la tensione di questi sei dipoli in parallelo. Provate a fare questo esercizietto, ottenete facilmente questo risultato: VOO', quindi in condizioni generali lo spostamento del centrostella vale meno E con 1 che moltiplica Y1 più E con 2 Y2 più E con 3 Y3 diviso Y1, Y2, Y3, dove Y3, vi ricordo, è l'ammettenza, quindi l'inverso delle impedenze. Conoscete le tre impedenze Z1, Z2, Z3, vi ricavate le tre ammettenze e ottenete questa che si chiama la formula di Millman, che ci dà lo spostamento del centrostella. Ok? Quindi provatelo a fare come esercizio, esercizio del, se volete, applicazione del teorema di Thevenin-Norton. Benissimo, questa è l'espressione generale. Cosa ci dice l'espressione generale? Ci dice che stavolta abbiamo perso la proprietà di disaccoppiamento delle fasi, perché quello che accade a casa mia, impedenza Z1, non dipende solo dalla tensione che ho prelevato tra fase e neutro, che dovrebbe essere con 1, ma anche da quest'ulteriore tensione che a sua volta dipende dallo stato complessivo della rete, quindi se c'è inserito, se si è agganciato un'altra impedenza sulla linea 2, sulla linea 3, quant'è grande l'ammettenza, eccetera, eccetera. Quindi è chiaramente una condizione lontana da quello che abbiamo visto qui. Ed è la condizione che, diciamo, si osserva se non poniamo ulteriori condizioni, se non poniamo ulteriori proprietà. Quindi, nel caso generale, le tre fasi non sono più disaccoppiate. Ok, se adesso io aggiungo un'ulteriore ipotesi, quindi questo è il caso generale, se adesso invece mi metto nella cosiddetta condizione di equilibrio, quindi con un carico equilibrato, cosa accadrà? Cosa significa carico equilibrato? Carico equilibrato significa che le impedenze sono tutte e tre uguali, uguale a Z. Ovviamente questo significa pure che le ammettenze sono tutte e tre uguali. Chiamiamo Y in generale l'ammettenza di questi carichi, ok? Bene, nel caso del carico equilibrato, cosa succede? Succede questo: succede che quando vado a scrivere VOO', poiché le tre ammettenze sono tutte e tre uguali, posso mettere in evidenza, quindi posso mettere a fattore comune l'ammettenza, ottenendo E1 più E2 più E3. Qui sotto avrò tre volte X. Ok? Adesso mi ricordo che le proprietà del generatore di fase, che
che vi ho richiamato in premessa, ci consentono di dire che la somma è 1 più 2 è 3 è sempre uguale a 0 e quindi questo spostamento è 0. E quindi V con 1 torna a essere uguale a R1, V con 2 torna a essere uguale a R2, V con 3 torna a essere uguale a R3. E cioè ritorniamo ad avere le tre fasi disaccoppiate. Quindi se il carico è equilibrato non c'è bisogno di mettere un conduttore fisico per realizzare un cortocircuito tra O e O', perché in realtà la tensione tra quei due punti è zero. Quindi la tensione tra quei due punti è zero indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un cortocircuito, quindi un quarto filo. La proprietà che consente questo è duplice. Dovete avere una proprietà sui generatori, devono avere quella struttura, e dovete avere una proprietà sul carico di equilibrio. Quindi generatori simmetrici, carico equilibrato. In questo caso il quarto filo si può rimuovere. Ok? In queste condizioni anche le correnti hanno le stesse simmetrie delle tensioni, perché se le impedenze sono tutte uguali, Z uguale Z modulo per elevato a Cφ, allora qualunque corrente I di K, quindi K con K qualsiasi, sarà EK diviso Z. Quindi avrà il modulo E diviso Z, uguale per tutti. E la fase sarà la fase della tensione cappesima meno la fase dell'impedenza, con K che va da 1 a 3. In altre parole, se questa è la terna delle tensioni è 1, è 2 ed è 3, la corrente I1 sarà, per esempio qui, avrà un modulo che è pari al modulo di E diviso il modulo di Z, e poi sarà ruotata di un angolo I. Ma la corrente I2 avrà la stessa relazione rispetto alla tensione I2, quindi sarà la stessa corrente di 1 ruotata di 120 gradi, che la ritrovate qui. Stessa lunghezza e stessa differenza di angolo rispetto a chi? Rispetto al suo riferimento che è con 2. E lo stesso vale per la corrente I3. Ok? Cioè, in altre parole, vedete, poiché Z, il fattore rispetto a cui dividiamo è 1, 2, 3, è lo stesso, se siete partiti da una terna simmetrica diretta, quindi tre vettori posti a 120 gradi con le stesse lunghezze, vi ritrovate tre vettori posti tra di loro a 120 gradi con le stesse lunghezze, cioè le stesse proprietà delle tensioni ve le ritrovate anche sulle correnti. E quindi, per esempio, se questo ci consentiva di dire che la somma di quelle tre tensioni è zero, automaticamente potremmo dire che la somma delle tre correnti, per la stessa ragione, deve essere zero. Ok? La somma delle tre correnti uguale a zero, in realtà, ce la imponeva la legge di Pitt. Per il semplice fatto di aver messo, di aver tolto il netto. Quindi questo risultato qui che vi sto dando in realtà valeva anche prima. Ma cosa cambia adesso nel momento in cui il carico è equilibrato? È che adesso questo risultato continuerebbe a essere vero anche se ci ricollegassi il quarto filo. Se io ho un sistema equilibrato e ci vado a ricollegare il quarto filo, non scorrerebbe nessuna corrente, mentre nel caso precedente scorrerebbe la corrente.
In altre parole, quando io ho un sistema del genere, un sistema trifase con terna di generatori simmetrica e carico equilibrato, tra i punti O e O' è come se si verificasse contemporaneamente un cortocircuito di O e O' e un circuito aperto, I con N uguale a 0. Come se non avessimo né corrente né tensione. Ovviamente questo è un risultato equivalente legato alle proprietà congiunte di generatori e carico. Quindi in realtà se io ho un sistema equilibrato, rimuovo il quarto filo e quindi ho un ulteriore risparmio rispetto a quello che vi ho detto prima. Cioè un sistema equilibrato a tre fili si comporta come un sistema qualsiasi a quattro fili, cioè vi dà tre fasi indipendenti, con un filo in meno, cioè fa quello che farebbero tre sistemi monofasi con sei fili, lo riuscite a fare con tre fili, cioè dimezzate l'utilizzo dei conduttori nel caso di equilibrio. Bene, detto questo, qualche altra definizione, poi ci fermiamo. Quindi abbiamo visto il carico equilibrato, possiamo introdurre un'altra termina di tensioni, che è la cosiddetta termina delle tensioni concatenate. Partendo sempre dal sistema del generatore trifase stellato, definendo le fasi 1, 2 e 3, posso definire un'altra terna molto importante dal punto di vista delle applicazioni. Prima di fare questo però torno un secondo sul risultato che abbiamo visto prima, che è un risultato generale che poi riprenderemo. Il risultato che abbiamo ottenuto prima, il fatto che VO' è uguale a 0, ci dice che qualunque carico trifase equilibrato, se prendete un carico trifase equilibrato collegato a questo generatore, il suo centrostella si trova allo stesso potenziale di quello del generatore, cioè VO' uguale a 0. Okay? Questo è il risultato che abbiamo visto prima e che ci servirà richiamare poi anche in seguito. Bene, come vedremo, le configurazioni dei carichi possono essere di due tipi. Il carico può essere collegato a stella, ma anche a triangolo. A casa nostra, tipicamente, il collegamento è di tipo stella, perché ci inseriamo con la configurazione che vi ho fatto vedere prima. L'impedenza equivalente del nostro impianto si collega tra una fase ed il neutro. Quando capita di vedere quest'altro tipo di collegamento a triangolo, triangolo, disegniamolo così, poi dopo disegneremo in maniera diversa. Se lo disegno così, evidenzio anche geometricamente il triangolo. Vedete? Adesso le impedenze, chiamiamole ZA, ZC, ZB, non sono più collegate tra la fase 1 e centrostella,
e il neutro, se volete, o tra fase 2 e il neutro, o tra fase 3 e il neutro, ma sono collegati tra fase e fase. Realizzano geometricamente quello che si chiama triangolo, carico a triangolo, di cui abbiamo già discusso. Così come prima realizzavano la stella, adesso graficamente le avevo disegnate in maniera diversa, ma anche questo qui è una stella, ovviamente. Posso anche, spesso questi generatori vengono disegnati così, se vi piace di più. Trovate nei testi questo tipo di disegno. Bene. Ovviamente questo tipo di disegno è esattamente questo, dal punto di vista topologico. Chiaramente, se lo disegnate così, graficamente vi ricorda di più la stella rispetto a questo. Ma ovviamente, abbiamo detto la prima lezione, non ci dobbiamo far ingannare da come abbiamo disegnato. Veramente questo è molto più comodo dal punto di vista grafico che non questo. Ma è evidente che questo è esattamente uguale a questo. Quindi dal punto di vista topologico è una stella, sia questo che questo. Così come questo carico, adesso l'ho disegnato così per evidenziare la connessione triangolo, in realtà lo troverete molto più comunemente così. Vedete? È più agevole dal punto di vista grafico. Ovviamente questo carico qua, questo, si tratta di collegare tra fase e fase le impedenze. Disegnato così è un po' meno evidente, ma lo stesso carico disegnato così veramente vi dà la sensazione del triangolo, ok? Quindi non ci facciamo ingannare come al solito dal modo con cui li grafichiamo. Quello che conta sempre, l'ho detto alla prima lezione, è la topologia, cioè la connessione che stiamo imponendo nelle varie configurazioni. Quindi questa è una stella di generatori che collega un triangolo di carichi. Allora, che tensione imponiamo questo carico? La tensione che imponiamo si chiama concatenata. Sul carico ZA stiamo imponendo la V1,2. La V1,2 la posso ricavare banalmente applicando Kirchhoff, questa maglia fatta dall'aperto 1,2 e dai due generatori. Chi è V1,2? V1,2 è la differenza delle due tensioni stellate. Queste due tensioni le potete anche vedere come potenziale del punto 1 rispetto al riferimento O. E con 2 il potenziale del punto 2 rispetto al riferimento O, e quindi V1,2 la differenza dei due potenziali, quindi è 1 meno 2. Qualunque interpretazione va bene. V2,3 sarà E2 meno E3. E poi chiudiamo con la tensione V3,1, che è questa. V3,1 sarà E3 meno E1. Quindi ho scritto le tre tensioni concatenate in funzione delle stellate. Benissimo, se mi vado a calcolare queste tensioni, posso anche qui sostituire l'espressione dei fasori 1, 2, 3 e calcolarmele abbastanza agevolmente. Se costruiamo graficamente queste tensioni, vi faccio vedere immediatamente dove si trovano, come sono fatti questi vettori. Ora vedete, V1,2 sarebbe E1 meno E2. Come si fa la differenza di due vettori graficamente? Potreste fare la somma di E1 e del vettore meno E2, per esempio. Cioè prendete 2, lo ribaltate, diventa meno E2 e lo sommate con la regola del parallelogramma. Ok? E verrebbe fuori qualcosa del genere. Questo sarebbe meno E2
e poi regola del parallelogramma verrebbe questo qui, V12 ed è. E questa è una possibilità grafica. L'altra possibilità è molto più semplice: partite, prendete quel vettore che collega l'estremo di E2 con l'estremo di E1 e poi lo traslate nel punto di applicazione di tutti i vettori, quindi sostanzialmente sarebbe il lato di questo triangolo equilatero, vedete? È esattamente questo, sarebbe questo vettore qui. Costruite il triangolo equilatero, quel lato riportato nell'origine del punto di applicazione di tutti gli altri vettori vi darebbe V12. Ok? Bene, si può dimostrare molto facilmente che V12 è uguale ad E1 moltiplicato radical 3 prelevato a J pi greco sesti, cioè 30 grammi. In altre parole, prendete il vettore con 1, lo amplificate del fattore radical 3 e lo ruotate di più 30 gradi. Lo stesso vale per V23, V23 si troverà qui. V3.1 si troverà qui. Quindi V2 qui, V2.3 sarà uguale ad E2 radical 3 prelevato a 100 di decosesti, V3.1 sarà E3 radical 3 elevato a 100 di decosesti. Vedete? Quindi la terna delle tensioni concatenate, questo ho fatto un po' troppo, vediamo un attimo di fare più o meno le stesse lunghezze. Ok, questo ho fatto un po' troppo lungo, vabbè, accorciamolo un po'. La terna dei vettori delle tensioni concatenate ha le stesse proprietà della terna delle stellari, quindi ancora una volta una terna di vettori che hanno la stessa lunghezza. Qual è la lunghezza di questi vettori? La tensione concatenata è radical 3 volte la tensione stellata in valore efficace. Quando vi collegate in questo modo prendete una tensione che ha un valore efficace maggiore. Per il resto queste tensioni rispetto alle tensioni stellate sono ruotate di 30 gradi. Ok? Bene. Quando è che, ovviamente in questo caso, se ci colleghiamo tra fase e fase, entrambi i poli sono caldi, i morsetti sono entrambi energizzati, come si dice. Quando è che ci si collega in questo modo? Per esempio nelle applicazioni industriali, questo tipo di presa, tra virgolette viene chiamata anche presa la trifase, in realtà è sempre una sola, sono due fasi, non sono tre. Però viene detta tecnicamente, diciamo, nel linguaggio comune tecnico, la presa trifase. In quella presa che tensione andiamo a prelevare? Normalmente, anzi, la tensione nominale in bassa tensione, cioè a casa nostra, stellata è di 230 volt. In Europa è di 230, negli Stati Uniti è 110. Quindi in Europa la tensione stellata ha un valore efficace, quindi a casa nostra, di 230 volt, fino a qualche anno fa erano 220. La tensione concatenata ha un valore efficace di 400 volt. Fino a qualche anno fa erano 380, si chiamava 300, la 380 era per questa ragione. Adesso sono 400 volt, quindi ci sono contesti in cui vogliamo lavorare con una tensione di valore efficace maggiore, allora non ci colleghiamo tra fase e neutro, ma tra fase e fase, realizzando
questo aumento di valore efficace di tensione. In quel caso l'impedenza, vedete, si è collegata tra fase e fase. Le due fasi non è dato sapere quali siano, non è importante. La cosa importante è che non andiamo più a prelevare una stellata, ma la differenza di due stellate. Se le tre impedenze sono diverse, ovviamente le tre correnti saranno diverse. Quindi la proprietà delle tensioni non si ribalta sulle correnti. Le correnti saranno quelle che saranno. Ogni carico assorbirà la corrente che è adeguata alla sua impedenza. Nel caso in cui anche qui il carico sia equilibrato, quindi ZA uguale ZB uguale ZC, la struttura, la proprietà delle tensioni concatenate ve la ritrovate anche nelle correnti corrispondenti su ciascuna di queste tre impedenze. Quindi nel caso del carico equilibrato avrete Z, fate usare questo simbolo, Z triangolo uguale ZA uguale ZB uguale ZC. Chiudo ricordandovi che ogni configurazione a triangolo la potete sempre sostituire per equivalenza con una stella. Le formule di equivalenza sono abbastanza complicate nel caso generale, ma nel caso equilibrato sono semplicissime e le useremo nei nostri esercizi. Perciò ve le volevo richiamare. Se io ho un carico equilibrato a triangolo fatto di tre impedenze uguali Z delta, Z triangolo, per passare alle impedenze montate a stella basta usare questa relazione che abbiamo dimostrato, se ricordate, con i doppi dipoli con riferimento alle resistenze, ovviamente vale anche per le impedenze. E cioè passare da triangolo a stella equivale a dividere per 3 i valori di queste impedenze. Passare da stella a triangolo equivale a moltiplicare per 3 i valori delle impedenze. In altre parole, qualunque sia il carico, stella o triangolo, se noi per motivi legati all'analisi vogliamo studiarci la configurazione a stella di un carico equilibrato, basta prendere l'impedenza, dividerla per 3 e inserirla a stella. Viceversa, va moltiplicata per 3.